Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui assaggerò dei dolcetti vegani barra vegetariani, alcuni dei quali erano dentro alla Vegan Duck Box di cui avete visto l'unboxing. Appunto, saranno una serie di assaggi che faccio diluiti nel tempo. E quindi in questo caso andrò ad assaggiare una barretta che sembra essere una barretta tipo energetica, almeno da quello che c'è scritto sulla confezione. Eccola qui, cacao e mandorle. Dovrebbe essere qualcosa di energetico. Se volete vederla appunto da vicino potete darci un'occhiata appunto nel video che ho già fatto. Adesso la apro. Ottimo. È una barretta molto cioccolatosa e assaggiamo. A vederla così cioccolatosa me l'aspettavo molto dolce, ma è veramente amara. Sembra proprio cacao, proprio amaro senza nemmeno un briciolo di zucchero, e anche le mandorle hanno un po' un retrogusto molto amaro. Comunque sia, speriamo che, pur non essendo buonissima, almeno faccia un buon effetto sul mio corpo, visto che ne avrò bisogno. Non perdetevi il resto del video, ci vediamo a breve con un nuovo assaggio. Altro snack vegano dolce sono queste patatine, che sono in realtà fatte appunto con la pera. Come potete vedere dal pacchetto che vi faccio vedere adesso da vicino, sono molto salutari, quindi non hanno grassi, eccetera. E sono appunto, non sono fritte, ma sono appunto asciugate con l'aria. Andiamo ad aprire. Profumo che esce da questo sacchetto sa proprio di pera, vi faccio vedere come sono tagliate, hanno anche, penso che ci sia appunto anche la buccia, sono tagliate appunto a rondelle e adesso assaggiamo. Devo dire che almeno quella che ho mangiato io, non so le altre, ma sono un po' dure da masticare, diciamo così. E in certi punti sembrano anche un po' gommose, quindi come se non si fossero ben asciugate. Sanno ovviamente di pera, provo ad assaggiarne un'altra. Sono a tutti gli effetti belle dure, belle croccanti, diciamo così. Un po' difficili da masticare quasi. In ogni caso, comunque consigliate. Sono uno snack sano e anche buono, diciamo così, se non ci fosse questo problema della croccantezza eccessiva. In ogni caso, se volete, potete anche farvele da soli. Io avevo provato sia a farmi le patatine, quindi con la patata, sia con la mela, e vengono buone fatte al forno così. Se questo assaggio vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e non scappate via perché ce ne saranno altri. Terzo assaggio, è un assaggio un po' particolare perché non so esattamente che cosa aspettarmi. È questo pacchettino qui, anche questo era dentro la Vegan Duck Box, e appunto si tratta appunto di un almond butter, quindi diciamo simile al burro d'arachidi, ma con le mandorle. Appunto, come potete vedere, non c'è olio di palma, ma ok. Appunto è fatto semplicemente con mandorle e sale. Direi che è il momento di aprirlo e magari lo verso un attimino in un cucchiaino e poi ho una fetta di pane così posso assaggiarla meglio. Ok, qui vedete il mio cucchiaino e adesso vado a versarci dentro un pochino di... Se ce la faccio. Non so quanto possiate vedere adesso, sto facendo abbastanza fatica, ma comunque la consistenza non è il massimo e anche il colore non è particolarmente imitante, però
appunto è fatto di mandorle e questo deve essere. Adesso me ne spalmo un pochino sul pane e vado ad assaggiare. Ok, ci ho messo un po' a dire il vero a spremerlo, voi ovviamente non l'avete visto, ma sembra veramente, era veramente difficile spremerlo dal buchino prestabilito appunto per tirarlo fuori dalla confezione, quindi ho praticamente smembrato tutto in modo tale appunto da velocizzare la cosa. Appunto vedete la mia bella fetta di pane con su il burro di mandorle e adesso assaggiamo. Per sapere di mandorle sa di mandorle 100%. Il problema vero è legato al fatto che sembra di mangiare tipo cemento, nel senso che si lega in bocca, adesso probabilmente avrò i denti completamente color burro di mandorle, ma è davvero difficile da mandare giù. Non ve lo consiglio, devo essere sincera, prendetevi qualcos'altro. Burro d'arachidi vi ha detto di averlo provato in Australia, ma non era decisamente così, perlomeno non legava così tanto in bocca. In ogni caso vi ricordo di controllare la descrizione perché trovate i link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi nelle mie avventure anche fuori dai video di YouTube. Bene ragazzi, nuovo assaggio e questa volta sono queste caramelle qui. Vi faccio appunto come al solito vedere il sacchetto da vicino. Da davanti c'è scritto tutto in tedesco, io capisco ben poco a parte appunto che sono vegane, che sono gluten free. Dietro però c'è un piccolo trafiletto appunto con gli ingredienti eccetera in italiano e sono caramelle vegane al latte di cocco biologico e burro di cacao extra morbide. Poi ci sono vabbè ovviamente la tabella nutrizionale e un simpaticissimo codice a barre che diventa una mucca. Quindi apriamo e assaggiamo queste caramelle. Ok, caramella, qui vedete la marca e c'è scritto vegan caramel. Andiamo a scartare la caramella e assaggiamo. Somiglia molto ad una caramella Moore tradizionale, non trovo grandi differenze. Non si sente neanche molto il gusto di caramello, quindi non è estremamente dolce, quindi può piacere un pochino a tutti. Molto buone, devo dire, in realtà. Mi aspettavo qualcosa di molto più strano, magari che sapesse un pochino più di latte di cocco, visto che l'hanno usato. Invece no. Consigliate, e consigliatissimo anche iscriversi a questo canale se volete appunto seguire le mie avventure in giro per il mondo e quando sono a casa quelle avventure in cucina appunto che vi portano a scoprire cibi nuovi che arrivano o dall'estero o quelli che ci sono qui. Bene ragazzi, siamo giunti all'ultimo assaggio, si tratta di questo, appunto c'è scritto caramel crisp ed è una cosa che non so esattamente che cosa sia perché potrebbe esserci dentro qualsiasi cosa. Appunto sulla scatolina che vedete c'è una serie infinita di ingredienti, non ci sono indicazioni nutrizionali ma non importa, e c'è l'indicazione marshmallow, quindi potrebbe davvero esserci qualsiasi cosa. Andiamo ad aprire e a scartare e ad assaggiare ovviamente. Fantastico, perché c'è scritto, non so se riuscirete a leggerlo, ma Eat Me, e da quest'altra parte invece c'è
uno scarabocchio fatto con, penso, il cioccolato comunque. Sono praticamente due biscotti con in mezzo quello che probabilmente dovrebbe essere marshmallow o al caramello, non lo so. Assaggiamo. Molto cioccolatoso e se vedete appunto il ripieno all'interno è un marshmallow al caramello. Da un altro morso perché non l'ho assaggiato. Il ghiaccio nei dolci è assolutamente buonissimo. Comunque sia dopo un po' risulta anche un pochino stucchevole perché è proprio troppo dolce. In ogni caso assolutamente approvato perché soprattutto da parte mia adoro i dolci, quindi non posso fare altro che approvarlo. Con questo assaggio io ho finito, quindi vi ricordo che potete iscrivervi al canale, potete lasciare un like se il video vi è piaciuto, potete condividerlo con i vostri amici e potete anche lasciare un commento consigliandomi che cosa assaggiare la prossima volta. In descrizione trovate il link a tutti i miei social, in cui seguirmi anche al di fuori dei video settimanali o per sapere se non dovessi pubblicare un video, appunto rimanere aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!